Nel 2017 in Italia ci sono stati 1.029 decessi sul lavoro, più 286 nei primi 4 mesi del 2018. Quello delle morti bianche è un fenomeno che tra alti e bassi non trova soluzione. Per questo il sindacato UGL, l'Unione Generale del Lavoro, sabato 23 giugno in Piazza Duomo a Milano, ha organizzato l'iniziativa Lavorare per Vivere, installando 1.029 sagome bianche di cartone, una per ciascuna persona che ha perso la vita sul posto di lavoro. Paolo Capone, segretario generale dell'UGL, e il suo vice Luigi Ulgiati. Fare troppe parole, troppe chiacchiere forse non basta. Questa è una manifestazione silenziosa. Ed è una manifestazione che colpisce perché con un colpo d'occhio ognuno può rendersi conto di quante sono 1.029 persone che ogni anno muoiono sui luoghi di lavoro. È una strage sulla quale noi dobbiamo dire basta e non possiamo più tollerare. È necessario che ci sia un nuovo approccio, non solo legislativo, non solo repressivo, ma anche culturale, di sensibilità verso quelli che è una strage sui luoghi di lavoro. Quello che faremo è apriremo un tavolo anche con il governo e continueremo i contatti con questo nuovo governo proprio sull'argomento sicurezza, con tutte le iniziative che è possibile prendere, soprattutto in termini non tanto legislativi, perché la legislazione, ribadisco, è completa, ma proprio su buone prassi, su azioni positive nei confronti di chi poi in ogni azienda corre il rischio e purtroppo è soggetto ad incidenti sul lavoro. In Piazza Duomo è arrivato anche il presidente del Tribunale del Lavoro di Milano, Piero Martello, che ha messo l'accento sui possibili sistemi per ridurre i rischi. Spesso sono anche le condizioni di lavoro che magari sono tali da far calare l'attenzione alla sicurezza. Se uno ha fatto 12 ore di lavoro probabilmente sarà meno sveglio, sarà meno attivo di uno che ha fatto 4 ore, quindi anche queste cose possono incidere, ma soprattutto la formazione e poi la sensibilità. Deve diventare la consapevolezza che la sicurezza è un valore per tutti, ma non solo per i lavoratori, ma anche per i datori di lavoro. Iniziative come quella di Milano saranno organizzate in tutta Italia per chiedere più controlli e maggiori sanzioni per chi non osserva tutte le misure di sicurezza sul lavoro.